Negli anni della guerra, questo era un po' una cosa. Qui non credo che ci fosse attività partigiane o qualcosa del genere. Non ho memoria storica molto. L'unica memoria storica ce l'ho tramite appunto un iscritto al Partito Comunista che si chiamava Nesta Fenoglio, che facevano qualche attività, però anche loro non si sbilanciavano più di tanto. Diciamo che qui grandi attività partigiane non ce ne sono state. Ce ne sono state abbastanza in zona. Infatti noi qui abbiamo diversi cippi a Borgata Rosa, a Superga, alla società di mutuo soccorso La Familiare di Reaglie, quella che 3 settimane fa ha compiuto 100 anni. Abbiamo diverse attività di partigiani fucilati dai nazifascisti.